Giacomo, ringrazio tutti i presenti, ringrazio l'associazione La Lente, ringrazio il collega Di Battista Giovanni e la collega Annarita Di Battista per la collaborazione su questa vicenda che per me è stata molto proficua e mi ha insegnato molto. E il mio punto di vista è diverso da quello di chi mi ha preceduto, nel senso che il mio punto di vista è il punto di vista di un legale che è stato chiamato a occuparsi da legale di questa questione, non essendo di Pomezia. Quindi ho il vantaggio e anche lo svantaggio, ma insomma in questo caso il vantaggio di vedere le cose dall'esterno. Sono un filtro da questo punto di vista rispetto a chi invece le ha vissute sulla propria pelle, da bambino ha imparato ad andare in bicicletta al borgo, eccetera. E quindi la faccio molto breve. Questo punto di vista mi ha permesso appunto di cogliere i dati fondamentali di questa questione e con maggiore freddezza e da un punto di vista esterno. Allora, Il discorso è questo, a mio modo di vedere. Intanto, vabbè, brevissime considerazioni. Se si è giunti a questo punto in cui alcune associazioni devono promuovere delle cause davanti ai diversi tribunali, è perché, e questo è un dato di fatto, non è una valutazione, è perché evidentemente dall'amministrazione pubblica e dalla politica non sono giunte determinate risposte, quindi vi è stata appunto un'inerzia e che quindi ha spinto dei privati cittadini, per quanto inseriti in un contesto politico, a doversi sostituire a ciò che normalmente fa un'amministrazione. Questo mi sembra un dato di fatto che appunto dal mio punto di vista esterno è di immediata percezione. Un altro dato di fatto che è di immediata percezione, molti operatori del diritto tendono a presentare il diritto come un qualcosa di così, di astratto, che è incomprensibile alle persone, no? di avulso rispetto alla realtà. Niente di più sbagliato, questo è facile, ma il diritto è una fotografia della realtà, è una lettura in termini giuridici della realtà e deve essere sempre aderente alla realtà. Ora, perché questo passaggio? Per riallacciarmi a quello che dicevano appunto il presidente di Lazio Juventus, il presidente della Lente, ma anche la persona che è intervenuta prima. Guardiamo questa foto, questa slide, se possibile, che riprende uno scorcio di Pratica di Mare, scattata, ritengo, nei primi anni 2000, probabilmente, fine anni 90, chi è più bravo di me può capire dai modelli automobilistici, dalle targhe, può collocarlo temporalmente. Però a me interessa, che lettura giuridica diamo di questa foto? Questa foto ci permette di capire alcune cose. Vediamo un cartello di divieto di sosta in lontananza. Vediamo delle auto in sosta, quindi auto in sosta e un cartello di divieto di sosta, quindi c'è un'attività da parte dell'amministrazione comunale di regolamentazione della circolazione. Vediamo il cartello delle poste, l'ufficio postale. Per riprendere il discorso di prima, è molto interessante, molto giuste sono le osservazioni. Il punto è: l'ufficio postale al proprio interno può essere anche affittato da privati, tranquillamente, ma la cittadinanza, la collettività indefinita per accedere all'ufficio postale sicuramente esercita e vanta, e lo fa giorno dopo giorno, perlomeno un diritto di uso pubblico. D'accordo? Non viviamo sulla luna, il diritto non è qualcosa di astratto, il diritto è concretezza. La causa promossa dall'avvocato Giovanni Di Battista e dall'associazione La Lente aveva come contenuto minimo quello di far accertare l'uso pubblico delle vie del borgo di Pratica di Mare. Ora, questo contenuto minimo non è seriamente, non può essere, questa è un'opinione, ma è suffragata dai fatti che possiamo vedere da questa foto, per esempio, non può essere messo seriamente in discussione.
l'ufficio postale, il telefono pubblico. Telefono pubblico, quindi c'è la manutenzione del telefono pubblico, cabina telefonica. Questo, tra l'altro, il telefono pubblico ci permette forse di collocare appunto più negli anni 90 che negli anni 2000 questa foto per le note vicende che vediamo. Poi vediamo una cassetta delle lettere, altro indice di chiaro utilizzo pubblico. Vediamo dei cestini di rifiuti. Non la voglio portare troppo per le lunghe, però il diritto è concretezza. Uso pubblico significa accertare l'uso in fatto. Possiamo andare a fare degli studi interessantissimi sul passato, ma il punto di questa causa è: la collettività ha usato il borgo di Pratica di Mare, e per borgo intendiamo le vie, le strade, le piazze del borgo di Pratica di Mare, indistintamente? A questa domanda, secondo me, si può rispondere semplicemente con questa foto. No, anche con altre. Sì, sì, ma ne basta una. Ho sposato mia figlia. Ma certamente, anche là. Il punto è, non già... Certamente, il punto è, non rileva la proprietà del, in quel caso, della chiesa, certo, ma quanto il libero accesso alla chiesa, che sono concetti diversi. Certo. Poi, come ha detto già in precedenza, noi riteniamo, abbiamo ragioni da vendere, a mio modo di vedere, che anche la natura giuridica di quelle sedi viarie, di quelle piazze, sia pubblica, ma comunque la causa verte su qualcosa di meno, sull'uso. E questa foto mi sembra che la dica lunga. Come dicono i penalisti, gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. Qui quanti ne contiamo sulla pubblicità della strada? Almeno 8. Quindi questo è il significato di quella causa. Su questo, ovviamente, noi avvocati abbiamo sempre delle, diciamo, nel parlare pubblicamente di cause in corso, chiaramente ci poniamo sempre in termini di, come dire, di discrezione e di attenzione. Però una cosa, una considerazione la possiamo fare in questa sede anche, oltre a far emergere quello che per noi è un qualcosa di notorio sull'uso pubblico della strada. E la considerazione è questa. Appunto, è necessario svolgere una consulenza tecnica d'ufficio che vada a sostanzialmente ad analizzare documenti storici su una causa in cui si intende provare un uso pubblico? Oppure forse non era semplicemente, come dire, non si comprovava l'uso pubblico stesso mediante una serie di prove documentali e in caso anche testimoniali facilmente esperibili. Altra cosa, di fronte a un'evidenza di questo tipo, è un modo corretto quello di chi, come il nostro consulente tecnico d'ufficio, nella causa si è posto nei confronti delle parti non già con l'esigenza di, come dire, con quella curiosità con cui ci si dovrebbe imporre nella esaminare una questione che gli viene affidato da un tribunale, bensì come uno dei primi atti che svolge è quello di proporre una mediazione tra le parti che comunque ha come presupposto il riconoscimento della natura privata delle strade e delle piazze del borgo di Pratica di Mare, perché noi abbiamo assistito, e questo è un qualcosa che i membri dell'associazione hanno chiesto agli avvocati: ma avvocato, ma non c'era tra i quesiti posti dal giudice, ma è normale che il consulente subito venga a fare una proposta transattiva tra le parti? Ed è normale che questa proposta transattiva abbia come presupposto quello di aderire alla posizione di una delle due parti, salvo che poi permettere per grazia ogni tanto l'accesso alla collettività, perché questo era il tenore della proposta. Ecco, questo
e io ne sono testimone come avvocato, ho dovuto riportare alle parti da me rappresentate il tenore di una proposta di questo tipo da parte del consulente tecnico, questo è stato lo stupore manifestato dalla parte. Ma come, anziché porsi in modo incuriosito rispetto a quello che erano i quesiti, alla situazione del borgo di Pratica di Mare, sentire l'una e l'altra parte, studiare i documenti, avanza una proposta che non era ovviamente conferito dal giudice il potere di avanzare proposte, ben inteso, perché altrimenti non ci sarebbe stato nulla di strano, anche se la proposta sarebbe dovuta venire alla fine di un percorso, evidentemente, non come primo atto, o comunque come uno dei primi atti. Ecco, io come avvocato ho dovuto rispondere ai miei assistiti che questo obiettivamente era qualcosa che mi meravigliava, che non era prassi delle consulenze tecniche, diciamo, una posizione di questo tipo. Ecco, questo sono fatti che possono essere esposti, poi ovviamente. E chiudo dando la parola al collega Di Battista, che avrà una bella notizia che è arrivata oggi pomeriggio, quasi a suggello dell'incontro di oggi, da riferire tra le altre cose. Lascio a lui la parola.